fa un freddo assurdo. Comunque, che cosa ho comprato? Mi sono seduta un attimo sulle panchine del pullman perché sono le uniche che ho trovato. Volevo farvi vedere quando avevo comprato. Sì, chicken. Maionese. Quindi tonno e maionese. Per ben 110 yen. E poi questo che fuori ha il goma che è il sesamo e dentro ha l'ukake che è tipo tonno spezzettato, essiccato, una roba del genere. Questo non l'ho mai provato. Sono curiosa di assaggiare, sapere com'è. E poi ho provato una cosa che io amo e adoro, che è questo succo, che è aoringo, acaringo 100%, mi ha proprio sento succo 100% mela rossa, mela verde giapponese, che la mela verde è aoringo, cioè la mela blu. Anche il semaforo si dice il semaforo blu quando è il semaforo verde, perché blu e verde sono un po' la stessa roba in Giappone. No, in realtà verde si può dire anche migliori. Buono, mi piace. Buono. Qui a Osaka devo aver esplorato un po' la zona proprio così random. Penso che adesso andrò a Nippori e faccio un po' vedere la strada che volevo fare oggi. Se questa sera è ancora aperta posso pensare se prendere i dolcini qua, almeno come si dice, e il Purin e al Sakura, Sakura Mochi e Sakura Monaka. E magari la torta, dato che è aperto la mattina, vengo a mangiarmela domani a colazione con un po' di tè. Tanto colazione devo farla. Sono entusiasta per tutta questa roba con Sakura qui, Sakura lì. Mi rendono felice un poco. Se scendete alla stazione di Nippori, vediamo se adesso mi ricordo bene la strada, ma sbaglio, figura. Scendete la stazione di Nippori, uscite poi alla Nishi Deguchi, cioè l'uscita ovest, vi ritrovate in questo viale qua. State sempre dritti, poi a un certo punto c'è un negozio di senbei qui, come potete vedere. C'è i cracker giapponesi e tra poco entro dentro e è una casina. Vorrei potervi far vedere dal vivo quanto è bello questo tempio con questo sakura dai rami tipo salice piangente, perché è stupendo. Tra l'altro dentro stanno facendo delle preghiere, quindi sento i monaci che cantano in sottofondo. Stanno cadendo i petali di sakura, bellissimo. Allora, qua siamo sempre dentro il cimitero di Yanaka. Anche qua non sono sbocciati tutti, però guardate che bello. Adesso che vado da Starbucks provo a ricaricare la macchina fotografica. Un pacco di meno e ho preso un gelato al sakura. Praticamente all'inizio sa di vaniglia, perché suppongo abbia una base di gelato alla vaniglia, e poi ha questo retrogusto particolarissimo però buono, che non è proprio di ciliegia in realtà. Buono, gelato al sakura approvato.
Ta-dam! Praticamente tutto qui intorno, come potete vedere, ci sono i giapponesi che fanno l'hanami, ovvero letteralmente guardare i fiori. E sono a quest'ora del pomeriggio, credo siano ormai le 5 passate, non lo so bene che ora sia, ho perso la cognizione del tempo. Sono belli allegrotti dopo aver bevuto da oggi a pranzo. Seriamente pensando di prendere l'oden per cena, che è bello caldo e mo si muore. Io tipo avrò le maniche, che sono due pezzi di ghiaccio, ci posso fare, non lo so, come un igloo con le mie mani, un piccolo igloo. Infatti lo sto tenendo la macchina fotografica con tutte e due le mani perché ho paura che mi caschi. Quindi prendo due piccioni con una fava, perché non ho mai mangiato l'oden, perché sono venuta qua d'estate e già con ramen sudavo pure l'anima. Quindi assaggio una cosa nuova e mi scaldo. Ecco qui yakisoba, polipetti nello spiedino. Ah, queste sono le patate fritte spirale. Dango! Qui hanno karage! Karage! Eccoci qua al tempio. Sì, per qualche motivo sono senza illuminazione. Queste povere ultime tre bancarelline. Biru, namo biru. Eccoci qua. Molto semplicemente mi sono seduta un attimo qui, ho preso l'oden alla bancarella, adesso assaggio. Ne ho assaggiato un pezzettino e mi piace un sacco, buono buono, caldo, ci sta. Ta-da. Adesso mangio i vari pezzetti.